Agglomerante esteso quasi a freddo e mescolato a graniglia di due finezze differenti, con tre passaggi consecutivi per uno strato finale di 3 cm posato sulla sede stradale con un macchinario speciale. Una tecnica di asfaltatura, quella che il comune di Fano sta attuando per le strade rurali, messo a punto con l'Università di San Marino, che aveva visto un test alcuni mesi or sono su un'arteria secondaria. Il risultato, essendo stato soddisfacente, ha fatto sì che ora, dopo opportuna preparazione, anche altre strade comunali che necessitano di intervento ricevano questa metodica a basso impatto ambientale e con un ottimo rapporto costo-beneficio, permettendo così di aumentare il chilometraggio asfaltabile. Si usa spesso perché poi riesce a essere anche più flessibile rispetto a un conglomerato bituminoso che rimane comunque più rigido. Qua poi ci sono i mezzi pesanti, le nostre campagne spesso sono terreni che sono in continuo movimento, piccole frane, sestamenti, perciò abbiamo visto che da noi, se tu fai quei classici 3 cm di conglomerato bituminoso, poi questi movimenti creano delle spaccature, delle rotture. Invece questo strato tende a essere comunque un pochettino più flessibile, rende impermeabile la fondazione, perciò l'acqua non riesce a penetrare sotto. In più, ecco, i fumi classici di un'asfaltatura tradizionale qui non ci sono, e anche l'effetto finale, anche a livello visivo e ambientale, è molto più integrato rispetto a quello che può essere la striscia nera di conglomerato classico. Ecco.